sfrecciano a Roma fino alla nuvola di Fuxas, dove Alejandro Agag, delegato Formula E, presenta la corsa che da Hong Kong punta a lasciare una scia green fino a Montreal. L'innovativo E-Prix apre le porte ad un nuovo modo di vivere l'auto, sia nel quotidiano che nel mondo delle grandi gare. Motori a zero impatto ambientale, che puntano a fare dell'elettricità la spinta verso il futuro delle automobili. Negli ultimi anni ci sono stati molti tentativi di inserire Roma tra le capitali dell'automobilismo mondiale. Oggi finalmente siamo riusciti a determinare le condizioni giuste che porteranno il grande spettacolo delle monoposto elettriche sul circuito cittadino dell'Euro, afferma Roberto Diacetti, presidente di Euro S.p.A. Centro della conferenza è stato infatti l'evento che si terrà il 14 aprile 2018. 20 piloti che percorreranno le 21 curve del circuito per un totale di quasi 3 km all'interno dell'Euro. Un evento che porterà investimenti e benefici concreti in città, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. Roma è una città che deve essere leader nel campo dell'innovazione, che può e deve aspirare a essere tra le grandi città che accolgono il futuro e che guidano questa rivoluzione, questo passaggio verso la sostenibilità. Stiamo lavorando con e per gli automobilisti sulle nuove forme di mobilità, dichiara infine Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI. Portare l'esempio concreto del progresso tecnologico nel cuore di Roma è una formidabile occasione per accelerare sostenibilità e innovazione. È anche tutta una questione di nuovo modello di città, non solo di mobilità, ma anche di rumori pubblici, di disturbo alla quiete pubblica. Stanno cambiando tante cose.